Paolo Legrenzi e Rino Rumiati presentano il corso Empatia, Intelligenza Emotiva e Scienze Cognitive, che si terrà a Milano l'8 e il 9 novembre, organizzato da Giunti. È il primo corso sull'empatia a livello mondiale con Legrenzi, professore emerito e padre della psicologia italiana, e Rumiati, massimo esperto in psicologia cognitiva. Nella stupenda cornice di Venezia, città per eccellenza che con i suoi colori e suoni evoca in tutti profonde emozioni, Legrenzi e Rumiati rispondono a 3 domande sul corso. Perché è importante parlare di empatia? È molto importante oggi parlare di empatia perché l'empatia è la premessa, lo strumento che è stato molto studiato recentemente per poter interagire in maniera efficace con le altre persone, per cogliere le loro intenzioni, le loro emozioni e modularci sulla base di questa comprensione reciproca. In fondo, l'empatia ci permette di calarci, si direbbe, nelle scarpe degli altri. In realtà noi abbiamo la possibilità di calarci nella testa degli altri, pensando quello che gli altri pensano e quindi reagendo alla base dei pensieri che noi cogliamo nel pensiero degli altri. Esistono evidenze scientifiche sull'empatia? Quali sono le novità nella ricerca scientifica in merito? Questo è un campo di studi dove l'Italia ha dato dei contributi di eccellenza, in particolare con il gruppo di studi di Parma che è stato coordinato da anni dal professor Rizzolatti. La premessa scientifica per la comprensione delle emozioni altrui è la comprensione delle azioni e soprattutto degli scopi e delle intenzioni di tali azioni. A questo, diciamo, tipo di problemi si rifà la tradizione di ricerca parmense che è riuscita anche a localizzare dei neuroni specializzati preposti a questo tipo di funzioni. Noi sappiamo oggi che il cervello umano è fatto di moduli specializzati e nel corso, all'inizio, presenteremo la natura di questi moduli specializzati che permettono la comprensione reciproca e soprattutto poi la possibile strategie per coordinare le emozioni. E poi infine vedremo anche gli aspetti più operativi e professionali di tale campo di studio. Inizialmente il lavoro che fece il professor Rizzolatti con il suo gruppo ha portato alla scoperta, come diceva Legrenzi, no, di questi neuroni specchio, però in un'area particolare del cervello, e cioè nell'area premotoria. Tant'è vero che loro potevano osservare, per esempio, interagendo con i macachi, perché lavoravano ovviamente con delle scimmie, non con degli umani ancora, è ovvio, vedere che la scimmia si comportava nello stesso modo, sia quando osservava eseguire effettivamente un'operazione, sia quando quell'operazione veniva in qualche modo simulata. L'aspetto interessante, ovviamente, è stato il grande salto che si è potuto fare passando dalla conoscenza, no, degli effetti, no, e delle azioni di questi neuroni specchio nell'area premotoria, utilizzando questa volta gli umani, però ovviamente con metodiche completamente differenti da quelle che si usavano ovvero sia con la risonanza magnetica funzionale. Lì è stato possibile osservare che cosa? Che noi rispondiamo in maniera efficiente quando uno sorride, ci sorride con il sorriso. Ecco il salto dell'empatia come ormai noi possiamo trattare. Quali sono gli elementi che contraddistinguono il corso che si terrà a Milano l'8 e il 9 novembre e quali sono i contenuti innovativi che voi affronterete e con quale metodologia? Pensando al fatto che intendete coinvolgere una platea, o meglio un target che lavora nell'ambito della sanità e più in generale tutti coloro che hanno a che fare con la gestione delle emozioni e della relazione con l'altro. Diciamo che io e Legrenzi saremo sempre in aula, ma non perché piace stare insieme, ma perché siamo complementari.
e questo naturalmente si rifletterà anche nell'interazione con i partecipanti, perché non faremo ovviamente solo delle lezioni frontali che saranno necessarie inizialmente per fornire concetti sui quali poi si lavorerà, ma utilizzeremo anche quelle che possiamo chiamare interazioni continue con i partecipanti, sia con degli esperimenti, sia con delle prove che permettono al partecipante di acquisire delle metodiche, delle strategie che potranno utilizzare nella vita di tutti i giorni, nella loro attività professionale. L'aspetto originale, inoltre, delle metodiche e dell'oggetto di studio sarà costituito dall'analisi di alcune situazioni prototipiche. Faccio un esempio pratico: pezzi di romanzi, pezzi di film, in cui si dovrà vedere sia i successi dell'empatia, cioè della capacità di comprensione delle emozioni altrui, ma soprattutto anche gli insuccessi, i fraintendimenti e le conseguenze di questi insuccessi, questi fraintendimenti. È molto facile mostrare che alcune trame, non solo della vita, ma trame delle storie, sviluppano in realtà questa possibilità di comprensione e questa possibilità di fraintendimenti. E questi esercizi, simulazioni di tipo pratico-operativo, forniranno gli strumenti poi da trasferire nell'esperienza professionale di questi operatori. Io etichetterei così: esperienza empatica, gestione delle emozioni e soluzione dei conflitti. Lo sviluppo di queste tre parole chiave verrà fatto dal punto di vista della prevenzione dei conflitti, degli strumenti per la gestione delle emozioni, strumenti volti anche a prevenire i fraintendimenti, le fallacie nella comunicazione, i fallimenti nella comunicazione, un punto molto importante, e questo verrà fatto attraverso dei giochi di ruolo, delle simulazioni, delle analisi di storie che forniranno questo tipo di strumenti. Questo è il motivo anche per cui il corso verrà fatto in parallelo, sempre presenti, dal professor Rumiati e dal professor Legrenzi, sottoscritto, perché in realtà condurremo queste esercitazioni insieme e commenteremo insieme ai partecipanti al corso loro, diciamo, comprensione e capacità di padroneggiare questi strumenti. Partecipare al corso ti consentirà di divenire consapevole degli effetti dell'empatia e della gestione delle emozioni, acquisire tecniche e strumenti per mettere in atto comportamenti empatici, prevenire risposte emotive disfunzionali nella gestione di situazioni avverse. Milano, 8 e 9 novembre, non perdere questa occasione unica.